questo nuovo episodio di Pillole della Cagranda. Oggi vi porteremo in uno dei luoghi più segreti e nascosti del nostro ospedale, che è il caveau dove sono custoditi quasi 1000 ritratti dei benefattori dell'ospedale dal 1600 ai giorni nostri. Una quadriga e una collezione pittorica davvero unica, anche perché è eseguita da i più importanti pittori milanesi e lombardi degli ultimi secoli. Parliamo di Pitocchetto, Segantini, Sironi, Mose Bianchi, Carrà e tanti tanti altri. I ritratti dei benefattori venivano eseguiti a fronte di donazioni importanti. Nell'Ottocento si parla di 80.000 lire per un ritratto a figura intera, e per chi poteva permettersi un po' meno, diciamo, quindi sopra le 40.000 lire, aveva diritto a un mezzo busto. Poi la tariffa è diventata unica a figura intera, e parlando di lire la soglia era 1 miliardo, e adesso abbiamo 250.000 euro per avere il ritratto. La cosa incredibile è che questa tradizione continua ancora, e stiamo realizzando difatti anche quest'anno nuovi ritratti di benefattori, e ne abbiamo quasi 3-4 all'anno, quindi questo testimonia la grande benevolenza e affetto dei cittadini verso questa istituzione veramente unica al mondo. Adesso vi accompagnerò in questo viaggio nei sotterranei dell'ospedale a scoprire questa bellissima collezione. Eccoci nel caveau dove sono custoditi in queste rastrelliere tutti i dipinti dei nostri benefattori, dai più recenti ai più moderni da metà del Novecento fino nel secondo salone, i primi che risalgono fino al 1600. Andiamo a scoprirli assieme. La tradizione di ritrarre i benefattori dell'ospedale comincia nel 1600. Il primo a essere ritratto è proprio San Carlo Borromeo, che vediamo qua. I nostri benefattori sono sia persone famose che persone comuni, e i ritratti vengono fatti dai più importanti pittori milanesi e lombardi degli ultimi 3 secoli. Quindi questo fa sì, insieme a tutti i documenti, i testamenti delle persone, piuttosto che i carteggi coi pittori, che questa sia una collezione veramente unica in Italia, ma anche penso nel mondo. Tra 600 e 700 abbiamo tantissimi ritratti di dame e signore dell'altra società che sono rappresentate, come in questo esempio di Elena Borromeo Visconti, con i loro abiti più sfarzosi, i loro gioielli che spesso donavano all'ospedale, insieme alla caratteristica di quest'epoca di farsi ritrarre con in mano le loro ultime volontà, tutte destinate all'ospedale. Questi documenti, esattamente come li vedete raffigurati nei dipinti, si trovano tutti nel nostro archivio storico, di cui vi parleremo nelle prossime puntate. Certo che la nostra quadreria è veramente incredibile. Ogni volta che si apre un ritratto dalla rastrelliera emergono storie, personaggi, tecniche pittoriche diverse, e sono veramente tanti i quadri, i ritratti che abbiamo qua, dicevo quasi più di 1000, e ognuno racconta veramente una storia, uno spaccato della società, uno spaccato anche dell'arte, perché come potete vedere le tecniche pittoriche sono veramente variegate, diverse e interessanti. Qui siamo nell'ala della metà del Novecento, dove passiamo appunto da ritratti tipo
quelli che abbiamo visto adesso, a tecniche anche un po' più innovative e audaci per l'epoca, come questa che possiamo vedere qua. Quindi veramente tante tante storie che riempiono gli occhi, ma riempiono anche l'anima per le storie che raccontano. Termina qui anche questa puntata di Pillole della Cagranda e ci ritroveremo settimana prossima invece per farvi vedere un altro aspetto unico della nostra fondazione, che è il suo enorme patrimonio agricolo e ambientale che si estende in buona parte della Lombardia. Quindi andremo a visitare assieme dei paesaggi meravigliosi, dei luoghi unici con delle storie altrettanto affascinanti. Quindi aspettateci sempre qui su questa pagina Facebook per il prossimo incontro con Pillole della Cagranda.